Ciao a tutti, oggi prepareremo il berlingozzo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, uova intere e tuorli, scorza di limone o pasta di limone, latte, olio di semi di girasole, lievito per dolci vanigliato, liquore all'anice, sale. Per lo sciroppo, zucchero a velo, succo d'arancia, e per decorare codette colorate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere le uova intere. I tuorli. E li facciamo montare per 8 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio unire l'olio, il liquore all'anice e il latte. Aggiungere la farina, la pasta d'arancia, il lievito e il sale ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Il composto è pronto, trasferirlo in uno stampo a ciambella da 22 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti, fare sempre la prova a stecchino. Il berlingozzo è cotto, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare lo sciroppo. Mettere nel boccale lo zucchero a velo e il succo d'arancia ed azionare il bimby per 5 minuti, 90 gradi, velocità 3. Versare lo sciroppo nel berlingozzo. E decorare con le godette di zucchero. Berlingozzo, grazie e alla prossima ricetta.